Amici trader, buongiorno. Quest'oggi per Trading Floor, analisi tecnica su FTSE MIB, STM e Tenaris. Apre sostanzialmente stabile il FTSE MIB dopo una seduta, quella di ieri, importante in quanto l'indice ha rotto i 22.830 punti, una resistenza di notevole importanza. Il movimento, tra l'altro, dell'indice italiano è stato anche più interessante rispetto a quello dell'Eurostock e del DAX, che invece dopo la rottura dei rispettivi livelli di resistenza a 13.206 e 3.600 l'Eurostock, hanno avviato una fase di rallentamento del movimento e quindi probabilmente andranno a fare un pullback. L'indice italiano quindi in questa fase sembra un po' più forte e probabilmente andrà a prendere i massimi a 23.133 punti. Una cosa che notiamo anche guardando gli algoritmi, ad esempio la D-Line di nuovo sta andando a segnare nuovi massimi, quindi questo vuol dire che la maggior parte dei titoli dell'indice sta seguendo la fase di rialzo che c'è stata dopo la rottura della resistenza ex support statico dei 22.000 punti. Lo stesso sembra dire l'RSA, in quanto l'algoritmo è al di sopra del 50 ma ancora al di sotto dell'iper comprato, quindi questo significa che vi è ancora un po' di spazio per salire. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. STM rimane più o meno sui prezzi di chiusura di ieri, il titolo comunque è in una fase di crescita, infatti le quotazioni dopo aver rimbalzato più volte sul supporto statico dei 17,84 euro ha ripreso la strada del rialzo, rompendo prima la trend line ribassista di brevissimo periodo, quella descritta dai massimi del 4 dicembre 2017 e del 10 gennaio di quest'anno, e poi andando a testare e rompere ieri, soltanto in giornata però perché la chiusura è stata al di sotto, la trend line ribassista invece di medio periodo, ovvero quella segnata dai massimi del 7 novembre 2017 e del 22 novembre dello scorso anno. I prezzi quindi si trovano al di sotto di un livello psicologico importante, che è quello dei 20 euro, la cui rottura è fondamentale per avere ulteriori rialzi del prezzo. Quindi a questo punto possiamo guardare l'RSI che è sopra la linea del 50, quindi comunque il movimento è ancora in forza, lontano dall'ipercomprato, quindi potrebbe esserci un movimento al di sopra dei 20 euro. Al contrario, invece, probabilmente andremo ad avere un retest della trend line di breve e poi del supporto statico di 17,84 punti. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Tenaris oggi apre poco mossa, così come è stata la seduta di ieri. Il titolo della Oil Service italiana, infatti, dopo aver due volte rimbalzato sul supporto importante in area 11 euro, ha ripreso velocemente al rialzo. Importante è stato il movimento che ha caratterizzato novembre, no? Il 2 novembre dello scorso anno, con un gap up con forti volumi rialzista che ha dato effettivamente la spinta, no, al titolo. Titolo che poi ha velocemente effettuato un pullback sui 12 euro, quindi sulla base del gap, e poi è ripartita al rialzo. Partenza che è riuscita anche a portare alla rottura della resistenza importante in area 13,2 euro. A questo punto i corsi poi hanno rimbalzato e adesso puntano i 14 euro. Probabilmente avremo un pullback di nuovo su questo livello. Questo perché basta vedere un po' l'RSI che sembra, diciamo, dare un po' di divergenza, in quanto appunto i massimi crescenti non sono accompagnati sull'indicatore. Questo vuol dire che c'è un rallentamento almeno momentaneo del titolo. Comunque, in ogni caso, diciamo, il superamento dei 14 euro avrebbe poi come resistenza quella dei 14,4. Al contrario, un'eventuale rottura dei 13,2 euro avrebbe poi come supporto più importante l'area dei 12 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.